professore è un fisico sperimentale e presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Oggi ci parlerà di un campo di ricerca, in un campo di ricerca contemporanea, che è la ricerca sulla materia oscura e sull'energia oscura. Grazie, buongiorno. Sono felicissimo di essere a distanza di un anno ancora qui. Voi eravate un anno più giovani, quindi non mi avete visto. Perché questo liceo mi pare veramente bello, perché l'anno scorso mi sono trovato benissimo, perché i vostri colleghi di un anno fa erano così carini e interessati che mi sembra che sia quasi un dovere aiutarvi a scegliere un po' anche il futuro, invogliandovi ad andare nella direzione di una possibile carriera scientifica, che deve essere ovviamente motivata da una forma di profondo interesse per quelli che sono gli affascinanti misteri e le cose ancora da risolvere di quello che ci circonda. Oggi ho scelto come tema quello dell'universo oscuro. Ora, il concetto di oscuro nell'universo non è facilissimo, cioè normalmente se voi guardate il cielo fuori, insomma, mettete un quadratino, diciamo, e prendete un pezzo dell'universo, è pure possibile che prendete un posto dove col vostro occhio non vedete nessuna stella, non vedete niente che faccia luce, quadratino in alto a destra. Tuttavia, se prendete un telescopio potentissimo, tipo quello che sta nello spazio e che gira continuamente intorno alla Terra, che è Hubble è capace, diciamo, di fare delle foto stando lì a guardare un pezzo di cielo per ore, per giorni, per mesi, se uno avesse tempo. E quello che uno vede, diciamo, sostanzialmente è riesce a sondare, a raccogliere la luce che viaggia nell'universo sostanzialmente da poco dopo che l'universo è cominciato, diciamo 13 miliardi di anni fa. E questa è una foto, diciamo, dell'universo, di una piccola porzione dell'universo, come era 13 miliardi di anni fa. Quindi, diciamo, che cos'è veramente oscuro nell'universo non è del tutto evidente. Una cosa sicuramente oscura nell'universo c'è, per me, cioè tra le 50 sfumature di nero dell'universo una cosa è proprio nera, il buco nero. Cioè su questo non c'è modo, diciamo, di associargli un colore. Allora, vedete, un buco nero è un oggetto interessante, ovviamente noi non abbiamo mai visto uno in faccia, anche perché se lo vedessimo in faccia dovremmo andarci piuttosto vicino. Questo è quella che sarebbe la foto di un buco nero, siamo bravi a simulare le foto, tutto sommato, messa sullo sfondo, diciamo, di un cielo normale, come se noi stessimo a 600 km di distanza dal buco nero con la macchina fotografica. Quello sarebbe un buco nero di 10 masse solari. Un buco nero di 10 masse solari, raggio di Schwarzschild, diciamo, l'orizzonte degli eventi di quel buco nero sarebbe sostanzialmente di qualche chilometro, non me ne fate che sia 10 km, quindi è un oggettino che è grande quanto un po' più di Lecce, di Maglie, ma insomma non tanto più grande. A 600 km voi vedreste quello spot nero. Il problema è che se andate a 600 km da un buco nero potreste riuscire a non caderci dentro, perché se ci cadete dentro fuori non uscite più. Non è detto che dentro si viva male, nessuno sa come si vive dentro un buco nero, non c'è proprio modo di saperlo. Tuttavia potreste non voler passare la vostra vita dentro il buco nero, dove magari poi non incontrate manco più nessuno, che è una vita un po' monotona. Allora il problema è tirarsi fuori, per tirarsi fuori ci vuole un'accelerazione, no? che va dall'altra parte. Allora, se pensate a quella che è l'accelerazione che ci tiene con i piedi incollati per terra, per non cadere dentro quel buco nero ci vorrebbe un'accelerazione che è 400 milioni di volte quella che sentite qui. Cioè la forza di gravità, diciamo, equivalente a quel punto è 400 milioni di volte quella che c'è qui. Quindi, diciamo, da 600 km di distanza a un buco nero temo che non ci andrà mai nessuno. Allora, cosa combinano i buchi neri? Vedete, recentemente abbiamo scoperto che i buchi neri riescono anche ad accoppiarsi. Ora, il concetto di accoppiamento del buco nero, devo dire sinceramente, al di là del bene e del male. Tuttavia, diciamo, tra l'altro, bisognerebbe sapere cosa ha portato quei due buchi neri a stare uno vicino all'altro e a girarsi uno intorno all'altro. Non abbiamo particolari idee brillanti. Tuttavia, una volta che stanno vicini, è inevitabile che succeda quello che state per vedere. Notate bene che quello che vedete intorno, tutto il muoversi di stelle sterline, è la deformazione, cioè il fatto che questi, mentre si agitano furiosamente, deformano talmente lo spazio-tempo che la luce, no, che gli gira intorno, diciamo, è costretta sostanzialmente a fare traiettorie sempre diverse, no, nel caos di quel campo gravitazionale che c'è lì. Per cui questi sono in grado di cambiare sostanzialmente quello che vedete intorno. Allora,
diciamo, ma noi come facciamo a sapere che succedono queste cose? Ma perché, diciamo, siamo in una furbizia sconfinata, ovviamente, se no non facciamo i fisici sperimentali. Abbiamo pensato che c'è un oggetto del genere. Ovviamente, diciamo, se i buchi neri sono, fanno quelle cosacce lì, faranno le onde gravitazionali. Se fanno le onde gravitazionali arrivano fino a noi. L'onda gravitazionale è una deformazione dello spazio-tempo, come quella che avete visto lì, un po', diciamo, ingigantita. Certo, da noi è un po' indebolita. Tuttavia, esiste questa tecnica che non è particolarmente recente, cioè, voi se ricordate l'esperimento di Michelson-Morley, è l'esperimento di Michelson-Morley di fatto. Cioè, uno mette un fascio laser, fondamentalmente, lo divide in due, gli fa fare un percorso uguale, ma non è importante che sia uguale da una parte e dall'altra, in due direzioni ortogonali, dopodiché, ovviamente, muovendo quello specchietto che sta in fondo a destra in un posto opportuno, riesce a fare sì che le onde si ricombinino sempre con fase positiva, fase negativa, quindi non esce luce, quindi uno vede il buio. Ovviamente se una delle due lunghezze cambia o cambiano tutte e due, il buio non è più una condizione, scusate, Massimo scusa, sto facendo lezione al liceo, ok? Ci sentiamo dopo. Allora, quindi diciamo, ora voi direte, vabbè, ma allora se era così facile perché le onde gravitazionali non le avete viste prima? Beh, diciamo intanto perché mentre Michelson-Morley l'esperimento lo facevano su un tavolino col famoso disco che non ricordo, di granito sul liquido, sul mercurio, ma forse c'è pure male secondo me. Comunque, adesso diciamo quell'interferometro per essere sensibile alle onde gravitazionali è un oggettino, diciamo, di queste dimensioni, qualche chilometro, ma soprattutto perché per vedere quello che è stato visto, questo diagramma dice cosa ci lascia un'onda gravitazionale dovuta al collasso di quei due buchi neri, è un oggetto in cui verso il tempo uno vede un segnale che comunque diventa sempre più intenso all'aumentare della frequenza, perché mentre si girano intorno più si avvicinano e più girano velocemente. Quello che voi vedete sostanzialmente è l'emissione dovuta a questo furibondo girarsi intorno, se volete in forma meno, ma forse più chiara, diciamo questo è il fenomeno, cioè mentre si girano intorno vedete sostanzialmente il segnale che cresce e cambia frequenza, aumentando la sua frequenza. A un certo punto c'è la fase in cui questi cascano uno dentro l'altro e quindi c'è una fase un po' caotica e poi il mondo ridiventa tranquillo, cioè i due buchi neri sono diventati uno, quindi quello ridiventa un oggetto che, essendo perfettamente sferico, il concetto di sfera per il buco nero non so neanche che vuol dire, ripeto, cioè quello, il nero che vedete non è il buco nero, è l'orizzonte degli eventi del buco nero, vuol dire che è la regione di spazio da cui la luce non può più uscire. Ma cosa c'è dentro, diciamo, non è quello, non è che è pieno di qualche cosa quel nero. Per quanto ne sappiamo, anzi non ne sappiamo, la soluzione dell'equazione di Einstein in quelle condizioni dice che tutto è in una singolarità, ma siccome il concetto di singolarità qua non entra, cosa c'è dentro quella cosa noi non sappiamo veramente. E vabbè, dopodiché appunto si placa e non emette più niente. Allora, qual è il problema? Che vedete il numerino che sta lì in alto a sinistra è 10 alla meno 21. 10 alla meno 21 di che? È 10 alla meno 21 di una variazione di lunghezza. Allora, vedete, cos'è un 10 alla meno 21 per darvi un'idea? Beh, se pensate che un atomo, è sostanzialmente delle dimensioni di, forzato un po' la mano, ci sono atomi da 30 e atomi da 300, comunque 150, va bene, per 10 alla meno 12 metri, va bene, di dimensione. E se pensate che la distanza tra la Terra e il Sole è di 150 miliardi di metri, non è di 150 milioni di chilometri, allora guardate che il rapporto tra quei due numeri fa 10 alla meno 21. Quindi vuol dire sostanzialmente che quello che noi dobbiamo apprezzare è come se togliessimo un atomo nella differenza di distanza tra la Terra e il Sole. Insomma, che non è proprio una sfida delle più semplici, questo è il problema dell'interferometro complesso. Per fortuna, diciamo, noi quello che vediamo è la perturbazione dovuta a un'onda. Allora, non vogliamo vedere un effetto in energia, perché l'energia, come è noto, partendo da una sorgente, si propaga con 1 su R quadro, ma l'ampiezza dell'onda solo con 1 su R, questo è un grande vantaggio. Bene. Allora, siccome sappiamo, lasciate perdere i conti delicati, che la catastrofe sopra indicata è avvenuta 1,3 miliardi di anni fa, quindi 10 alla 25 metri lontana da noi,
conticino che voi sapete fare sul back of the envelope, come dicono gli inglesi, no? Girare la busta, fare il conticino, in 3 minuti troverete questo numero, anzi spero che trovate questo sbagliato, così arriverebbe persino presidente a dire una castroneria. Allora, se voi moltiplicate quel 10 alla meno 21 per 10 alla 25, vuol dire che quello che per noi è un effetto atomico sulla distanza Terra-Sole, lì è una catastrofe dell'ordine di 10 km, cioè a un certo punto lo spazio è fatto così, va bene? E, come dire, maglie e tutto quello che ci sta intorno è diventato un punto e poi si è rilassata, va bene, nella dimensione che era prima. E capite bene che c'è spazio per emettere delle violentissime onde gravitazionali. E quindi, diciamo, con questo, 100 anni dopo la teoria della relatività generale, abbiamo ancora una volta ringraziato, diciamo, la grande visione e la grande intuizione di quello che è stato, diciamo, indisputabilmente la mente più fertile del nostro Novecento scientifico. Vi prego, visto che fate gli studenti e anche per i professori presenti, che diciamo, a me quella frase di Einstein che piace più di tutte è il fatto, va bene, che l'educazione non è imparare i fatti, va bene, ma è l'allenamento della mente a pensare. Perché chiaramente mi sembra che ci sia una differenza tra le due cose. Vabbè, allora torniamo al nostro problema. Abbiamo visto il nero più nero, perché il nero non c'è. Adesso vediamo, diciamo, quello che sembra nero, ma che probabilmente nero non è. Allora, come nasce l'universo? L'universo nasconde un certo numero di misteri ai nostri miserabili occhi. Il primo è il Big Bang. Non sappiamo neanche porci la domanda di cos'è il Big Bang, perché il Big Bang ha una strana connessione con il buco nero. È una singolarità, va bene? Allora, di nuovo, singolarità a noi qua non ci dice niente, va bene? Allora, è chiaro che c'è un problema che sta assillando, che ha assillato Einstein fino alla sua morte, che sta assillando tutta la fisica teorica, va bene? È che la singolarità sarà pure la soluzione dell'equazione della relatività generale, ma è incompatibile con la meccanica quantistica, punto e basta, va bene? Perché la meccanica quantistica il punto non lo concepisce, d'accordo? Al massimo concepisce delta P delta X circa H tagliato, delta I delta T circa H tagliato, la singolarità però non è un concetto che la meccanica quantistica si possa inglobare, va bene? Ma comunque, ripeto, in attesa della soluzione di questo mistero glorioso, il fondo io faccio il fisico sperimentale, quindi che posso fare? Non posso aiutare, la mia mente limitata non può aiutare in questo. E avremo un giorno forse una risposta a questo. L'altra cosa è che l'universo ha questa strana peculiarità, che adesso, che a parte una stellina un po' più brillante a destra e una più a sinistra, comunque dovunque guardiamo questo sembra uguale, a me, nel grosso modo, cioè non è che c'è un pezzo veramente dove la densità dell'universo è poca e dove la densità dell'universo è tanta. Non c'è un pezzo da cui la famosa radiazione di fondo cosmico, quella che misura la temperatura, no, di ogni regione dell'universo. Se noi guardiamo con un termometro l'intero universo, dovunque guardiamo, quella fa sempre 30 Kelvin, quello che sia, questi fotoni della radiazione primaria sono tutti uguali, per me. Quindi c'è qualcosa che lo deve aver reso sostanzialmente molto 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 omogeneo. Ora, per ragioni che non è difficile spiegare, ma che possiamo spiegare un'altra volta, diciamo, l'unica spiegazione è che ci viene alla mente, ma insomma, ripeto, la nostra mente è limitata, è che a un certo punto, diciamo, invece questo di espandersi lentamente e quindi cominciare a diventare diverso destra verso sinistra, sia passato da uno stato, diciamo, di estremamente piccolo a uno stato di dimensioni macroscopiche attraverso un processo quasi esplosivo, quello che chiamiamo l'inflazione, cioè il fatto che si sia espanso sostanzialmente in maniera superluminale. Non è vero che era superluminale, perché si espande anche lo spazio-tempo, no? La velocità viene sempre definita in un contesto, no? se ti si espande il metro, va bene, se ti si espande il secondo sotto nel treno su cui vai, la velocità è sempre quella, va bene. Tuttavia sta cambiando proprio la metrica con cui definisci le cose, va bene. Poi di che è fatto questo universo? Allora, il 4% lo sappiamo, siamo noi, penso, non esageriamo, noi siamo una parte di quel 4%, però insomma è la materia di cui siamo fatto noi. Il restante 96% non abbiamo la più pallida idea di cosa sia. E poi c'è la domanda affascinante: ma come finisce l'universo? Cioè, già non sappiamo come è cominciato, bene. E poniamoci la domanda: come finisce? Beh, insomma, diciamo, non che mi piaccia il personaggio, va bene, però c'è una famosa frase di uno che faceva pure il ministro della difesa, credo, negli Stati Uniti, nel tempo di infami avventure militari, credo che sia quello che voluto andare a dire anche a tutti i costi, va bene, rovinandoci, peraltro,
le cui conseguenze, come si dice, paghiamo ancora oggi, e il quale insomma disse che sostanzialmente fece l'apologo di cosa non sappiamo, ormai. Cioè a un certo punto ci sono cose che sappiamo di non sapere, e quelle che vi ho detto sono cose che sappiamo di non sapere, poi ci sono cose che non sappiamo neanche di non sapere, va bene? E quindi attraverso un processo dovremo arrivare a un certo punto almeno a identificare i problemi, va bene? La soluzione è un altro fatto, almeno i problemi. Uno se non sa di non sapere una cosa è difficile che cercherà la soluzione di quella cosa. Ma quindi quello che sappiamo o sappiamo di non sapere è questo: sappiamo come siamo fatti noi, va bene? Il bosone di Higgs ha messo, come dire, il chiodo sulla cassa, un po' teso, non so, della conoscenza della nostra, di come siamo fatti noi. Sappiamo che c'è la materia oscura e forse, cioè, osiamo dire che pensiamo di sapere che c'è l'energia oscura, ma su questo punto, diciamo, abbiamo, non tutti noi hanno le stesse certezze, come si dice. Vabbè, quindi i mattoncini dell'universo li sappiamo, a me sono i quark, sono i leptoni, sono i mediatori delle forze e sono il bosone di Higgs, che il prezzemolo, diciamo, che dà a tutti quanti, diciamo, una massa e una ragione di essere. Quindi la scoperta del bosone di Higgs ha certificato questa cosa. Higgs, insieme a un altro, Englert, si è preso il premio Nobel, siamo contenti, bene. Purtroppo sappiamo, diciamo, che abbiamo scoperto la parte che emerge dell'iceberg, quella che sta sotto il mare. Non lo sappiamo, è un po' come il ghiaccio, no? Il ghiaccio è quasi tutto sotto. Quindi intanto convinciamoci che la materia oscura c'è. Noi, i pianeti, le stelle, le galassie, siamo fatti di una materia che costituisce solo una piccola parte di ciò che esiste nell'universo. Rappresentiamo solo il 4% del tutto. Circa un quarto del cosmo, il 26%, è di materia invisibile che non sappiamo di cosa sia fatta e che chiamiamo materia oscura. La parte rimanente dell'universo è costituita da una componente altrettanto misteriosa chiamata energia oscura. La materia oscura non interagisce, se non debolmente, con la materia normale, però fa sentire i suoi effetti con la gravità. Per questo è stato possibile intuire già nel secolo scorso la sua esistenza. Osservando le galassie, per esempio, vediamo qualcosa di sorprendente. Per la legge di Keplero, le stelle più esterne dovrebbero ruotare più lentamente di quelle interne. Invece, si è visto che vanno incredibilmente alla stessa velocità di quelle più vicine al centro. La causa di questo fenomeno è una forza di gravità esercitata da qualcosa di invisibile. Questa cosa invisibile è la materia oscura, una sorta di nuvola, un alone molto più grande delle galassie stesse. C'è un altro modo per individuare la presenza di materia oscura. Immaginiamo un occhio che riceve la luce proveniente da una galassia. E immaginiamo che tra l'occhio e la galassia ci sia una massa di materia oscura. La luce ci arriverà deviata. Così. 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 Poiché siamo in uno spazio a 3 dimensioni, le immagini formano un disco, un anello. È quello che si chiama l'anello di Einstein, la lente gravitazionale, un'altra spia dell'esistenza di materia oscura. Per fare un esperimento di come vedremo una galassia in una lente gravitazionale provocata da materia oscura, possiamo prendere la base di un calice, mettere al centro del punto di osservazione una galassia, ed ecco come appare il nostro anello perfetto. Oppure, spostando il centro della lente, vediamo questi, cioè come vedremo la galassia nel caso in cui non fossimo allineati. Gli scienziati stanno dando la caccia alla materia oscura, per esempio con strumenti inseriti nel silenzio cosmico di laboratori sotterranei, oppure con attività sperimentali nello spazio sulle stazioni orbitanti. Prima o poi capiremo di cosa è fatta. Allora, la materia oscura ci siamo convinti attraverso, peraltro,
diciamo una semplice osservazione, perché la legge di Keplero sfortunatamente la sappiamo tutti qua dentro, vero? No, tutti, no? Sono tre comunque, di Keplero, insomma, bisogna vedere quale abbiamo invocato. Il problema è che dopo la materia oscura è comparso anche il lato oscuro della forza. Si sa che è inevitabile, adesso il problema è se verremo dominati dal primo ordine o no, se bisogna combattere come per riacquistare l'indipendenza della Repubblica. Va bene, che è, no, insomma, a Roma si direbbe che è, non lo so, mi dispiace, cioè, non lo sa nessuno, ormai, ma non lo sa nessuno su questa terra, va bene, cioè tutte le menti, diciamo, il pacchetto di menti umane non sa cosa sia la materia, cosa sia l'energia oscura, quindi non voglio tentare di convincervi con una spiegazione whatsoever, va bene, però è molto sapere che è una cosa che non sappiamo che cos'è, ma sappiamo che dobbiamo capire che cos'è. Allora, il problema è come abbiamo fatto a capire una cosa che non sappiamo neanche che c'era. Come è stato possibile capirla? Bene. Allora, la domanda di base è questa: ma l'universo, no? Questa è una storia molto vecchia, ma l'universo, visto che è nato, diciamo, da questa, come dire, da questo piccolo seme di che poi si è espanso, si espanderà per sempre, oppure si espande fino a un certo punto e poi ritorna a contrarsi fino a ritornare come era, va bene? Oppure si espande, diciamo, e poi, come dire, si espande, arriva all'asintoto, no? Cioè nel senso che rimane lì tranquillo per sempre. Questa è la domanda fondamentale. Allora, come si fa a sapere? Dunque, il problema è questo. Allora, noi dobbiamo avere degli oggetti che fanno la stessa luce. Cioè dobbiamo avere delle lampadine, no? Delle candele standard. Una volta che uno ha una lampadina che fa la stessa luce, se uno la mette a un metro o se uno la mette a 100 metri, diciamo, non ha bisogno di sapere la distanza, basta misurare la quantità di luce che io vedo e quello mi dice quant'è la distanza. Va bene? Perfetto. Vabbè, allora pare che queste lampadine nella galassia, diciamo, scusate, nell'universo esistano, sono le famose mitiche supernove di tipo, non mi ricordo, 1A. Va bene? Non mi chiedete che cos'è, non mi interessa, chiedete a un astronomo, sto scherzando. Sono supernove che apparentemente, diciamo, sono uno stadio finale di stelle circa tutte uguali, quindi sono condannate a fare la stessa fine, a fare la stessa luce. Allora, è chiaro che, tanto sì, sono figlie dell'esplosione di una nana bianca, mo che quella a destra sia una nana bianca, tra l'altro a me non mi torna, però ho trovato questa foto su internet, sapete che internet, insomma, non è proprio la cosa più affidabile del mondo, tra l'altro c'è una nana bianca, non l'ho mai vista in vita mia, quindi ammetterete che, insomma, mi devo ricorrere a risorse esterne. Quindi, vabbè, insomma, queste candele, diciamo, mi dicono dove stanno piazzate tutte queste supernove. Benissimo. Allora, quindi sappiamo dall'intensità luminosa che misuriamo quanto è lontana la supernova. Benissimo. Attenzione, la distanza, diciamo, distanza ora c'è una connessione tra la distanza e la velocità, è la legge di Hubble. Va bene? Quindi noi, sapendo quanto è distante una supernova, sappiamo a che velocità si sta allontanando da noi. Va bene? Allontanando, questo lo sappiamo da, diciamo, da Lemaître, uno poco dopo Einstein, che l'universo si espandesse, diciamo, si è capito subito. Allora, benissimo, quindi possiamo usare, che cosa usiamo per sapere sostanzialmente la connessione distanza-velocità? L'effetto Doppler, cioè la luce di quelle galassie, siccome si allontana, diciamo, è come il suono delle ambulanze quando si avvicinano e si allontanano, va bene? E no, appunto. Quindi da quello sappiamo, diciamo, sostanzialmente questa connessione, cioè abbiamo tutta questa connessione molto chiara, distanza, velocità, colore della luce, eccetera. Benissimo. Appunto, l'idrogeno. Misuriamo le righe, diciamo, dell'idrogeno, l'idrogeno ha delle righe chiarissime, l'universo, le stelle sono piene di idrogeno, le supernove sono piene di idrogeno, tutto il mondo è pieno di idrogeno, tutto è pieno di idrogeno, tranne che la Terra dove l'idrogeno c'è, che se n'è andato tutto, e, anzi noi lo vorremmo, diciamo, per farci andare le macchine, diciamo, però ce lo dobbiamo riprodurre, sfortunatamente, perché non si acchiappa dall'atmosfera, e va bene, quindi a questo punto noi misuriamo le righe dell'idrogeno, va bene, e diciamo, sappiamo tutto, cioè
sappiamo che vengono dalla supernova X. La supernova X sta alla distanza tot perché fa questa quantità di luce. Stando alla distanza tot, va alla velocità Z. Va bene? Per cui la sua luce sarà scistata per effetto Doppler di tanto, non torna. Non torna. Sembra che, guardando queste galassie, queste qui siano più lontane di quanto la loro luminosità indichi e sono più lontane sono. Va bene? Questo è il fenomeno affascinante. Allora, il fenomeno affascinante dice che l'universo si espande più velocemente di quanto avevamo previsto, va bene? Cioè la legge di Hubble forse non è esattamente la verità, tutta la verità, va bene? Quella retta forse non è una retta, va bene? Forse è una cosa, diciamo, che più vai lontano e più diventa veloce il fenomeno. Quindi si espande sempre più velocemente, no, però se una cosa si espande sempre più velocemente ci deve essere qualcuno che lo forza ad espandersi più velocemente, va bene? Ci deve essere un'accelerazione, no? Perché se la velocità è costante, questo l'aveva capito pure Aristotele, diciamo, non ho problema, va bene, immobile o mobile, ma perché fa la velocità costante? Il problema è che se non va a velocità costante qualcuno deve intervenire per non farti andare a velocità costante. Questo l'ha detto Newton, va bene, F uguale MA. E quindi che? C'è una forza? Ma che forza è? C'è una forza repulsiva, perché no, ti fa andare più veloce allontanandoti uno dall'altro. Non lo so. La vogliamo chiamare amichevolmente tra noi antigravità, e chiamiamola pure antigravità, ma questo non è che fa fare un progresso maggiore alla nostra conoscenza del mondo, non sappiamo che cos'è. E quindi, diciamo, l'abbiamo brillantemente nominata Dark Energy, e vedete bene che è una forza, è oscura, e quindi ecco qua il lato oscuro della forza, diciamo, che c'è apparso nell'universo. D'altra parte, la quantità di questa energia oscura è proprio quella che determinerà, diciamo, il fato, come si dice, dell'universo, va bene? Cioè, se è vero che continua ad accelerare sempre, l'unica soluzione per l'universo sarà quella che ogni pezzo dell'universo si allontanerà sempre più velocemente da un altro, va bene? Quindi a un certo punto, quando l'orizzonte dei miei eventi, va bene, cioè, diciamo, sarà... tutto sarà andato al di là dell'orizzonte dei miei eventi, io veramente quello che vedrò intorno a me sarà il nero, buio. Immaginate tra l'altro se uno era nato, diciamo, questo è uno scherzo, ma era nato nell'universo in quella fase, diciamo, della sua espansione. Se uno stava sulla Terra, che non c'era più, ma comunque non è grave, e guardava fuori e vedeva tutto nero, ma che cosa, quali leggi della fisica avrebbe mai tirato fuori? Questo tra l'altro mi dovrebbe far sorgere un piccolo dubbio, va bene, sulla contemporaneità di questo strano evento, va bene, che noi siamo proprio qui al momento giusto. Se eravamo dopo, funzionava più. Vabbè. E quindi, secondo noi, abbiamo capito che ci sono due fatti fondamentali. Le galassie sono tenute insieme dalla materia oscura, va bene? E quindi quello che ci tiene insieme, ci salva, diciamo, è la materia oscura. Quello che ci dissolverà, bene, è l'energia oscura. Ma bella prospettiva, insomma, cioè essere tenuti insieme da una cosa che non sappiamo cos'è ed essere dissolti da una cosa che sappiamo ancora meno che cos'è. Vedete che c'è molto spazio per voi nella scienza. Allora, come si trova la materia oscura? Siccome non sappiamo cos'è, sembra pure difficile cercarla, va bene? Facciamo un'ipotesi, che è l'unica che ci è venuta in mente, va bene? Va bene, dice, ma sarà fatta di particelle piccole, grandi, medie, insomma, no? Oggetti che saranno stati creati, no? Quando la temperatura del Big Bang era tale da poter creare qualsiasi cosa. Benissimo. Allora, se comunque sono particelle, indipendentemente, sono neutre perché da se non l'abbiamo visto, ci avranno un'interazione miserabile perché sennò ci avevano qui, fare, no, tutti qua, ma una tragedia, insomma, no? Quindi devono interagire molto poco. Ogni tanto, va bene, un grano di materia oscura sbatterà contro un nucleo, va bene, dell'universo, del 4% dell'universo che conosciamo, no? Beh, concedetemi questa ipotesi. Se mi dite che non succede neanche questo, non c'è problema, non sapremo mai che cos'è la materia oscura. È una possibilità, la accetteremo, diciamo, in maniera, come dire, rassegnata, però fatemici provare. Allora, se lui sbatte contro un nucleo di cui sono fatto io, lei continuerà a non farsi né male né a mostrarsi, ma il nucleo magari un po' di male se lo fa, no? Farà
si sposta un pochino, un nucleo che si sposta però è una cosa importante, perché lascia traccia di questo evento. Quindi se io vado in un posto magicamente schermato da tutti i raggi cosmici, da tutti i fenomeni più perversi della natura, quindi un oggetto, diciamo, devo andare in un laboratorio in cui se io metto uno scatolone, va bene, di un pieno di nuclei, di quello che mi pare, e metto un oggetto che guarda qualunque attività questi nuclei facciano, va bene, attività, insomma, che produca un minimo di rilascio di energia in qualche forma, io devo essere sicuro che non vedo nulla, va bene, questa è la condizione iniziale del laboratorio, per questo serve un laboratorio sotterraneo. Se io metto qui lo scatolone di qualsiasi cosa, i raggi cosmici lo trapassano, va bene, con ritmo infernale, e quindi io vedo sempre tutta una bella attività luminosa o equivalente, diciamo, vabbè. Proviamoci, quindi andiamo sotto un laboratorio che ci elimina tutti i raggi cosmici, andiamo, che ne so, sotto il Grazzasso, per esempio, che era un bel posto, dice che c'è Rosi, la professoressa Perrone, che sta tentando di portarvici in tutti i modi, ma che io non sono capace di farvi entrare, cioè, mi ha accusato anche di questo. Ho promesso che risolverò questo problema. Oh, mi ha accettato, lo sai, il presidente del BFM non conta niente contro i meccanismi di apertura di un laboratorio, però prometto che ce la faccio. È un bel laboratorio, il più grande del mondo, ci si arriva tranquillamente in macchina, infatti vi ci porteranno in pullman quando mai riuscite ad andarci. A me è ortogonale all'autostrada Teramo-L'Aquila, o Roma-Pescara, no, Roma-Roseto, se volete, e grazie all'intuizione del suo creatore, professor Antonino Trivichi, le caverne del laboratorio sono orientate esattamente verso il CERN, in maniera tale che la dottoressa Gelmini potesse farci il tunnel con cui è diventata famosa, altrimenti l'avrebbe dovuto puntare verso il nulla, ma sarebbe stato, diciamo, come dire, assolutamente un peccato. Vabbè, è un laboratorio molto frequentato dagli stranieri, ovviamente è un laboratorio di classe mondiale, pieno di tanti esperimenti, però come si fa veramente un esperimento sulla materia oscura? Dunque, allora, uno, ipotesi numero uno, la materia oscura c'è dappertutto, quindi c'è anche qui, benissimo, è un alone, l'abbiamo visto nel filmatino. L'altra è che sia costruita da palline di qualche forma, va bene, microscopiche, ma pur sempre palline, va bene, che abbiano una qualche forma di interazione che noi siamo in grado di rivelare, anche debole, debolissima, però insomma una forma di interazione ce l'hanno. Se non interagisco con nulla non c'è problema, anche se però non interagisco con nulla uno si pone il problema che non sono state create, va bene, quindi ci deve essere un link. Vedete, il principio è semplice, va bene? Questa roba sta grosso modo ferma, va bene? Il tuo alone deve stare grosso modo fermo, non c'è motivo per cui stia lì che si agita furiosamente, sì, si agiterà termicamente, diciamo, va bene? Però quindi è una specie di vento che la Terra, diciamo, provoca attraversandolo, no? Allora, come sapete, il Sole cammina verso, non mi ricordo dove, Ercole. Ah, non lo so dove va il Sole, va. La Terra gira intorno al Sole, quindi il Sole andando ci provoca il vento, no? Contro della materia oscura. La Terra girando una volta va incontro al vento più velocemente, una volta invece va dall'altra parte, quindi sottrae, no? La sua velocità a quella del vento. Allora è chiaro che qui si sta preconizzando la situazione di se è meglio scontrare con un tir che ti viene contro, va bene, o essere tamponati da un tir. Devo dire che tra le due, se proprio devo scegliere quello che fa più male, diciamo, preferisco essere preso in faccia, no, dal tir. Io no, però insomma, dal punto di vista dell'esploratore della materia oscura è chiaro che preferisce questa situazione. Quindi è chiaro che uno, diciamo, dovrebbe osservare un effetto, diciamo, che è dipendente dalla stagione, no, dell'anno. Ora, miracolo dei miracoli, e questo è un caso interessante della letteratura scientifica, questo effetto è stato apparentemente osservato in uno degli esperimenti del Gran Sasso, o meglio, l'esperimento Dama Libera. Grosso modo torna, diciamo, non torna proprio tutto, però c'è una forma, diciamo, di oscillazione. Allora, il problema della scienza galileiana, come dice Galileo, è che se io vedo una cosa, devi vedere pure tu, non è che a me è rivelato ciò che tu non puoi rivelare, no? Quindi io devo poter fare un esperimento diverso, ma che basato sulle stesse assunzioni, che osservi lo stesso fenomeno. Nessuno ci è riuscito. Questo è il vero problema.
E quindi, diciamo, stiamo ancora tentando di, perché senza conferma non buono, non è, cioè l'asino che vola, come noto, diciamo, ho visto un asino che vola, diciamo, interessante, fammene vedere un altro. Quando vedi il secondo asino che vola, diciamo, probabilmente ti viene dato o il manicomio a vita, diciamo, o il premio Nobel, no? Però se col primo asino, diciamo, vieni solo detto uno spacciatore qualsiasi, diciamo, il bufale di asini. E vabbè, allora vediamo un altro tipo di esperimenti che potrebbe osservare questo fenomeno. Allora prendiamo un bidone, si chiama Duar, pieno di un gas nobile liquefatto e quindi di un liquido nobile. Liquidi nobili non è che ce ne possono essere moltissimi, diciamo, per ragioni pratiche ci limitiamo all'argon o allo xenon, perché poi devono essere un po' pesanti, visto che la materia oscura già interagisce difficilmente, se non gli diamo un po' di massa su cui accanirsi sarà difficile. Bene, allora, noi in questi bidoni, diciamo in questi duar, normalmente sì, un po' di residuo di radioattività naturale ci sarà, e quindi, però la radioattività naturale, come noto, sono elettroni, sono fotoni fondamentalmente, va bene? Noi in questi liquidi nobili abbiamo una tecnica che permette di distinguere se l'interazione è stata prodotta da un fotone, da una particella elettromagnetica, oppure dall'urto di un oggetto, diciamo, pesante che potrebbe essere la materia oscura. Vabbè, c'è una tecnica di discriminazione dei segnali, va tutto bene, gli esperimentini sono così, non sono giocattolini, insomma, sono oggetti di migliaia di metri cubi di robaccia, no, per carità, di nobili gas, opportunamente schermati, eccetera, eccetera, e alla fine della giornata, come dicono gli inglesi, at the end of the day, quello esce fuori col risultato dicendo: non ho visto nulla, va bene? Cioè, non ho visto nessuna interazione riconducibile alla materia oscura. Quando uno non vede nulla, riesce a trasformare il risultato in termini di probabilità, diciamo, no? Che di quante, data una certa energia, data una certa massa della pallina, no? Dice quanto è la sua capacità di interazione, la sua massima capacità di interazione compatibile col fatto che non ha visto nulla. Quindi sostanzialmente disegna quelle curve che dipendono, sull'asse delle ascisse c'è la massa della particella di materia oscura. Allora, perché hanno quella strana forma? Hanno quella strana forma perché a bassa energia, se la particella di materia oscura è molto poco energetica, la sua capacità di spostare il nucleo è molto poca. Quindi anche se lo sposta poco vuol dire che il nucleo lascerà molta poca attività nel vostro rivelatore, quindi voi siete ragionevolmente poco sensibili. Raggiungete il massimo di sensibilità quando il fatto che ovviamente le particelle di materia oscura, siccome la densità di materia oscura è una costante, se la particella di materia oscura ha poca massa ce ne stanno tantissime, se ha una massa altissima ce ne stanno pochissime, va bene? Quindi a un certo punto questo compromesso tra la vostra capacità di rivelare e la loro quantità, diciamo, ottimizza il risultato, che è il punto più basso della curva, dopodiché le particelle di materia oscura, aumentando la massa, diminuiscono, e quindi la vostra capacità di osservare, no, ridiminuisce. Quindi, vabbè, la forma è quella. Il problema, come vedete, è che prendete la curva blu, che mi sembra semplice, va bene? Guardate la regione di destra, il grafico di destra, vedete che tutta la regione in cui l'esperimento precedentemente mostrato da Malibra dice io ho osservato la materia oscura è incompatibile col risultato di questi esperimenti xenon laser fatti in xenon. Questo è il nostro oggi cruccio, va bene? Per cui continuiamo a fare esperimenti per cercare di capire concettualmente dove possiamo aver sbagliato, dove possiamo aver mancato qualche passo logico, va bene? Va bene, adesso però vedete i risultati fino adesso ottenuti da questi esperimenti, diciamo questo è xenon, però l'AX, che è l'esperimento concorrente americano, ha un risultato identico. Vedete quel cerchietto rosso e quei due eventi, va bene? Quei due eventi in realtà potrebbero essere eventi dovuti alla materia oscura, va bene? Mentre la regione che sta sopra la riga verde è tutta la parte elettromagnetica. La parte elettromagnetica noi la sappiamo benissimo come funziona, perché i fotoni ce li possiamo mandare dentro quelli che decidiamo noi su tutto lo spettro, quindi abbiamo una calibrazione perfetta. Sulla materia oscura, possiamo un fascio di materia oscura, ce l'abbiamo per sapere come funziona. Quindi esiste una regione in cui diciamo, sì, forse sono materia oscura. Come si risolve? Esistono anche i neutroni sulla faccia della Terra, diciamo, che riescono un po' a simulare la materia oscura.
e anche su quelli abbiamo una calibrazione, però insomma lì le cose diventano un po' più delicate. Adesso, come si risolve il nodo? O lì noi abbiamo tanti eventi e questi eventi sono distribuiti come, diciamo, uno data una certa densità di distribuzione dell'oscura si aspetta, quindi ne vedi tanti che diminuiscono per esempio all'aumentare dell'energia, di rivelazione o qualche cosa del genere, oppure ne vedi zero e allora, diciamo, il tuo limite diventa molto più stringente. Questo è un caso purtroppo al limite, va bene, che non sai, con due eventi, ripeto, sono due asini che volano, insomma, diciamo, ma non sufficiente, ancora per non mandarti al manicomio invece che a Stoccolma a prendere il primo Nobel. Quindi il nostro scopo sarebbe quello di avere un esperimento che sui neutroni, va bene, sulle particelle che conosciamo, abbia veramente fondo zero, va bene, cioè non possa dare un segnale. Mentre evidentemente quando dovesse apparire un segnale, questo segnale sarebbe sicuramente di materia oscura. Vabbè, abbiamo un esperimento che stiamo preparando che si chiama Darkside, che fino adesso ha dimostrato, diciamo, che la materia oscura che dovrebbe cadere in quella regione blu, è esclusa dalla, cioè che i neutroni o le altre particelle, diciamo, sono tutte separabili da quella regione. Quindi su questo stiamo investendo il nostro futuro. Questo sarà Darkside, è un progetto, insomma, di quei tanti dove la scienza si mette tutta insieme per combattere. Vabbè, speriamo bene del futuro. Darkside c'è un problemino interessante, ve lo segnalo, perché poi uno si deve porre sempre un problema. L'argon ha un isotopo principale che è il 40. Il 40 è il 99,6% dell'argon, è un isotopo stabile, quindi va benissimo, non ha un problema. Poi c'è altri due isotopi stabili e poi c'è un problema serio, va bene? Poi c'è un problema serio che è il l'argon 39. Allora, l'argon 39 viene prodotto, diciamo, dall'interazione dei raggi cosmici con l'argon dell'atmosfera e ha 269 anni di tempo di vita, quindi una volta fatto ti rimane tra le scatole, diciamo, per un tempo abbastanza lungo. Come ce lo leviamo da torno? Dunque, come ce lo leviamo da torno? Allora, l'argon è la cosa più economica che c'è, no? Perché l'argon uno prende una bottiglia, raccoglie un litro d'aria, no? Mette dentro una macchinetta e tira fuori l'argon, non costa niente, è un processo veramente... L'argon è il terzo componente, credo, dell'atmosfera, quindi non è un problema. Però quello non va bene perché abbiamo un problema del 39. Il 39, vedete, è responsabile, se uno guarda, questo è il segnale in Darkside, va bene, è responsabile di tutto quello che succede fino verso e oltre, va bene, è tutta quella parte nera, va bene? Quella tutta la parte nera, che è quasi tutto il fondo di questo esperimento, va bene? Quello che uno non vorrebbe avere. Allora, per avere l'argon 39 senza contaminazione, uno lo deve prendere intanto da una miniera, perché nella miniera i raggi cosmici, diciamo, non sono arrivati, ne sono arrivati pochi, quindi uno andando a raccogliere l'argon nel fondo della miniera fa un passo avanti, certo non è proprio la cosa più semplice del mondo. E poi, diciamo, gli rimane ancora una certa contaminazione in argon dopo aver fatto questa operazione, perché non si è levato. Allora, a questo punto può tentare, diciamo, l'operazione più ardita che sia mai stata tentata, che è la distillazione criogenica, va bene? Cioè, se tu fai una torre di precipitazione e riesci a distillare, a distinguere tra due diverse masse isotopiche, va bene? La distillazione chimica, sostanzialmente basata su un principio fisico. Certo, per distinguere 39 da 40, la colonna deve essere solo 350 metri, diciamo, di colonna di distillazione, ma che sarà mai? O ci siamo trovati un pozzo in Sardegna in una maniera abbandonata nel Fulcis e metteremo questo piccolo impianto di distillazione criogenica che è solo alto come la Torre Eiffel, insomma, che problema c'è? E ci butteremo dentro l'argon estratto in una miniera del Colorado, va bene, il quale è il vantaggio? Cioè, ma perché uno fa una follia del genere per scoprire una cosa che non si sa manco se esiste? Vabbè, perché comunque questa è una delle connessioni molto forti che, diciamo, che si creano nel processo ricerca scientifica, innovazione, tecnologia e innovazione, va bene? Perché questa colonna di distillazione criogenica che separa con tanta difficoltà l'isotopo 39 dall'isotopo 40, quindi con una differenza di massa isotopica sostanzialmente del 2%, beh, a maggior ragione però separerà
per esempio l'ossigeno 18 dall'ossigeno 16, va bene? O il carbonio 13, va bene, dal carbonio 12, o l'azoto 15, va bene, dall'azoto 14, dove le differenze sono molto alte. E quella roba però è roba che serve invece, non serve a me, serve a... l'ossigeno 18 serve a fare il fluoro che si usa nelle iniezioni che ti fanno prima di fare una tomografia elettrone positrone, il carbonio 13 è quello che ti fanno con la pillolina, del breath test per sapere se hai l'elicottero pylori, come lo chiamo io, va bene? Vabbè, insomma, cioè c'hanno applicazioni della medicina, quindi uno diventa un fornitore, diciamo, di un mercato commerciale, va bene? Quindi vedete che un messaggio è che le ricadute sociali della ricerca di base sono evidenti anche quando si inseguono fantasmi, va bene? Quindi fateci inseguire i fantasmi e comunque ne avrete dei benefici. Con l'argon, tra l'altro con l'argon al quale stiamo pensando, più i lettori di luce, che non sono i fotomoltiplicatori, ma saranno i fotomoltiplicatori di silicio, va bene? Noi pensiamo di riuscire anche a dare un grande contributo alla proprio alla tomografia elettrone positrone. La tomografia elettrone positrone è banale, va bene? È un oggetto che si fa normalmente, è un anello di cristalli, ti viene iniettata questa molecola, la molecola si appiccica, diciamo, preferenzialmente alla tua malattia, diciamo, al tuo tumore, quello, siccome è un emitter beta più, diciamo, è un elettrone positivo che si annichila immediatamente con un elettrone che sta lì nella materia normale, fa due fotoni che vanno uno da una parte e uno dall'altra, la riga, diciamo, no? Cioè i due punti d'impatto dei due fotoni sul tuo ring di cristalli danno una retta, cioè che di per sé non identifica nulla. Però se voi fate moltissime di queste emissioni, va bene, col ring girate intorno, fate una mappa tridimensionale, quindi riuscite a fare il mapping preciso. Dov'è il problema? Che in questo meccanismo non c'è niente che ti dice il punto di partenza. Se tu sapessi il punto di partenza potresti ridurre infinitamente il tempo di questa operazione, esponendo il paziente a una dose molto minore di fluoro 18, va bene, che tutto sommato bene non fa. Meglio che morire di tumore, però insomma, diciamo, se lo puoi evitare. Allora, vedete, attualmente la risoluzione non c'è proprio in alto a sinistra, va bene? Se voi pensate a qualche cosa oggi con dei cristalli veloci, con delle tecnologie veloci, comunque non riuscite a stabilire quel punto più di 7, più di qualche centimetro. Il problema è che la differenza di tempo tra quei due fotoni per darti 7 centimetri di indeterminazione comunque deve essere misurata meglio, ma molto meglio di 500 picosecondi, va bene? Che non è proprio esattamente con un cristallo, diciamo, la cosa che si sa fare, ma con liquid argon si sa fare, va bene? Puoi avere un time, con la combinazione liquid argon fotomoltiplicatori al silicio puoi avere questa combinazione, quindi noi pensiamo di ridurre veramente a 3-4 mm quella regione di incertezza, dandoti un'altra coordinata e riducendo quindi il tempo dell'analisi di molto. A me? Sentite, allora, vi ricordo solo sull'energia oscura, che vi ho detto non so cosa sia, quindi c'è poco che posso dire. Vi ricordo un episodio interessante, però Einstein ha scritto la relatività 100 anni fa, anzi l'ha pubblicata 100 anni fa, l'ha scritta 99, 101 direi. Quando si è accorto, quando ha visto la sua equazione, va bene, perché uno prima scrive l'equazione e poi ne capisce le conseguenze, quando ha visto l'equazione ha detto: oh signor, va bene, qua l'universo mi si ricollassa, va bene? Anche Einstein sbagliava nel risolvere le equazioni, non è che poi non era questo grande matematico di cui era un fisico straordinario, ma insomma la matematica se l'è fatta spiegare dalla regina e da Ricci Curbastro e dalla prima moglie, perché sennò lontano non si andava. Ha detto no, io una cosa che collassa non la voglio, bene. Quindi ha detto io voglio, ci metto una costante ad hoc, la costante cosmologica, che frena questo collasso. Non si è reso conto dell'ingenuità dell'operazione che stava facendo, perché non esiste un punto di equilibrio, va bene, rispetto a un fenomeno dinamico, ma comunque la costante cosmologica, diciamo, è un oggetto, diciamo, che tende a espandere, va bene, e dovrebbe contrastare il collasso. Le Lemaître e poi Hubble dimostrano che l'universo non stava collassando manco per niente, che si espandeva, va bene? A quel punto Einstein dice: oddio, la costante cosmologica che ho messo, non solo l'universo già si espande per conto suo, ma ci ho messo la costante cosmologica, si espande ancora di più, non serve, va bene? Visto che si espande, la togliamo, anzi la toglie e fa in giro dicendo: ho fatto una fesseria. Peccato che la costante cosmologica invece c'è, va bene? Ed è quella che oggi si viene chiamata energia oscura, non che la
l'equazione costante cosmologica uguale a un'energia oscura ci dia un minima spiegazione del perché e del per come, però vedete che è proprio una cosa messa lì a mano, va bene, che fa quello che l'universo sta facendo, che fa fare l'universo quello che oggi l'universo sta facendo. Capita, anche Einstein può sbagliare, va bene? E questo è il destino dell'universo. Mi spiace, cioè in assenza di migliori informazioni il destino dell'universo è nero, cioè ogni singolo quark, e non so neanche se i quark si riescono a rompere poi a quel punto, in quelle condizioni, ogni singolo quark dell'universo sarà a una distanza da qualunque altro quark dell'universo da non poterlo vedere, tra virgolette, va bene? Quindi l'universo è, il fatto dell'universo è essere nero, 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 oscuro, l'universo è veramente, sarà oscuro. Quando succede, allora c'è una bella gara, perché questo fenomeno potrebbe succedere tra centinaia di miliardi di anni, non so neanche quanti, può durare per sempre comunque questa espansione, quindi non è un problema. Il problema è che c'è una lotta con una piccola proprietà del bosone di Higgs, no? che ci ha messo in una situazione dell'universo che si dice metastabile. Vuol dire che l'universo sta in uno stato di falso vuoto. Se ne frega, no? Il problema è che uno stato di falso vuoto vuol dire che è uno stato di energia di base che è maggiore di uno stato che può avere un'energia più bassa. Ora, qual è la natura del mondo? Quella di fare transizioni tra l'energia più alta e l'energia più bassa. Il fatto che se fosse stato instabile non c'era problema, l'universo sarebbe già collassato in uno stato di vero vuoto, sarebbe un altro universo, noi non c'eravamo e chi se ne frega. Il fatto che sia metastabile vuol dire che c'è, che questa transizione non è facilissima da avvenire, che c'è un tempo naturale, diciamo, per avvenire. Questo tempo naturale viene stimato in 100 miliardi di anni, una cosa del genere, però vuol dire che prima o poi succede, cioè che l'universo farà in un istante, però non in maniera dolce, in un istante la transizione tra falso vuoto e vero vuoto. A quel punto sarà un altro universo dove tutte le leggi qui descritte non ci saranno, e quindi forse, non so, qualcun altro, non so bene che cosa ci possa essere nell'altro universo, perché proprio non ne sappiamo le condizioni. Comunque non dobbiamo disperare, non credo che affligga la nostra vita né quella delle nostre più vicine generazioni. E quindi secondo me l'unico problema è che noi siamo qui a penare, possiamo solo dire di essere arrivati qui e, come dice Galileo, spero che menti più acute della mia esploreranno gli angoli più remoti dell'universo. Allora ragazzi, se voi avete qualche domanda da fare al professore, qualche curiosità che volete soddisfare. C'è qualcuno? Potete anche avvicinarvi di qua, c'è il microfono. Non sapendo che cos'è, diciamo, mi sembra perfettamente possibile. D'altra parte, il problema del dilemma particella-antiparticella è che, diciamo, in teoria, diciamo, la natura dovrebbe essere uno zero, no? Cioè, se c'è una carica più, ci deve essere una carica meno, no? Se c'è un numero quantico più uno, ci deve essere un numero quantico meno uno. Questa legge dell'universo già viene violata in maniera clamorosa con la simmetria materia-antimateria, no? Cioè, la materia c'è, eccoci qua, diciamo,
il nostro equivalente di antimateria non l'abbiamo mai incontrato, per fortuna, perché sennò diciamo, ne seguirebbe un botto catastrofico, no? Quindi una partizione di materia oscura può essere, non capendo che cosa sia, o come un fotone, se vuoi, almeno no? Un fotone non, è, non ha particelle e antiparticelle, un fotone è un fotone, cioè, oppure può essere come una particella, diciamo, della zoologia delle particelle elementari in cui c'è una particella e un'antiparticella. In quel caso, però, ogni tanto una particella di materia oscura dovrebbe incontrare un'antiparticella di materia oscura, bene? E avere, diciamo, quindi quella che sarà un'annichilazione. Questa annichilazione potrebbe produrre degli oggetti che noi possiamo rivelare. Allora, l'idea di questa annichilazione, che ovviamente dove potrà avvenire con maggior frequenza? Nel cosmo, no? Spero che prima o poi si incontrerà la particella antimateria materia oscura. I prodotti di questa annichilazione potrebbero essere, per esempio, fotoni. In questo caso, i satelliti tipo AMS che abbiamo in giro intorno alla Terra potrebbero essere sensibili, diciamo, a questi fotoni di annichilazione. E quello è un modo di ricercare la materia oscura. Buongiorno, sono Sandy Cagnazzo. Recentemente il presidente Renzi ha visitato alcuni dei laboratori di ricerca più importanti e si è complimentato con i ricercatori per la scoperta delle onde gravitazionali. Secondo lei questo interesse da parte del governo si concretizzerà mai in un aumento di risorse da destinare nei confronti della scienza? Diciamo, noi ci premureremo ricordare ogni settimana, amene, al presidente Renzi che ogni promessa è un debito, quindi siccome Renzi ha promesso, penso che dovrà mantenere questa promessa. Adesso io credo che piccoli segnali di attenzione dopo anni di assoluta disattenzione comunque questo governo li abbia dati. Bene, c'è un piano, sono stati messi, non è abbastanza, però diciamo passare da zero, anzi passare da un numero negativo, che era la sottrazione di risorse a un sistema, passare a dei numeri anche piccoli ma positivi, è importante. Cioè, nella legge di stabilità 2016 comunque ci sono 1000 posti per nuovi ricercatori universitari e degli enti di ricerca, ci sono 500 posti straordinari di professore per le università, l'INFN diciamo, ha guadagnato un po' di soldi diciamo, dalla visita di Renzi al CERN e al Grazzasso, quindi diciamo, sembrano esserci segni di attenzione, anche diciamo, credo l'Agenzia Spaziale abbia verificato di alcune operazioni. Adesso il problema è consolidare questi movimenti che non siano episodi di simpatia ma che siano una politica. Lavoriamo tutti insieme perché questa molto dipende anche però dal fatto che la ricerca scientifica, l'aiuto alla ricerca scientifica diventi un tema di interesse generale e pubblico, perché non è che, è chiaro che io addetto ai lavori chiedo più soldi per me, questo lo fa qualunque categoria professionale. Il problema è se il paese come tale pensa che la ricerca scientifica sia una delle chiavi, delle risorse per il suo futuro. Allora di fronte diciamo, a una richiesta condivisa credo che il governo sia più incoraggiato a mettere risorse in un settore invece che in un altro, no? Però insomma io vedo segni positivi, ecco. Grazie. Salve, una domanda un po' fuori argomento. Secondo lei come cambierà la politica energetica italiana dopo il referendum del... Guarda, non voglio essere trascinato in una polemica che purtroppo sfiora il tema dell'energia, ma non lo tocca in realtà neanche un po', cioè vuol dire non saranno le 27 diciamo, piattaforme che vengono investite da questo referendum a cambiare di alcunché la politica energetica italiana. Il problema è più un pochino più complesso di così, cioè la ristrutturazione dell'energia del futuro. Vabbè, l'energia del futuro è un tema centrale che non è un tema centrale solo italiano, è
un tema centrale, almeno in un continente come l'Europa, privo sostanzialmente, a parte il miracoloso caso della Norvegia, privo di fonti petrolifere e ricco, in particolare in un solo paese, anzi in due paesi, ricco di carbone, come convincere, diciamo, a ristrutturare una politica energetica, no? Un continente si fatto. Ora, come vi ho ricordato, credo l'anno scorso, ma voi giustamente non c'eravate perché era un'altra classe, se io vado da una famiglia qualsiasi italiana e gli dico: guarda, c'è due alternative, a me, avere l'energia elettrica prodotta dal carbone, è gratis. Anzi, in Germania devono pagare, devono mettere gli incentivi per continuare ad andare avanti a produrre carbone, vabbè, perché sennò, non perché la Germania ha un miracolo di energia solare, il problema è che l'energia solare si può interrompere istantaneamente, e a quel punto il paese collassa in 5 minuti, quindi tu devi mantenere accese le centrali a carbone comunque, fino a quando non avrai una sostituzione, diciamo, che ti garantisce a 24 ore su 24 il flusso energetico. Quindi poi vai alla famiglia e dici: guarda, la tua scelta è questa: pagare zero l'energia elettrica prodotta dal carbone, con un danno che si ripercuoterà sui tuoi figli, sui tuoi nipoti, sui tuoi bisnipoti, va bene? Oppure pagare molto cara l'energia elettrica oggi, va bene, per evitare questo danno domani. Tu la sai la risposta? Questo è un problema banale, cioè su questo tema ci si vincono e ci si perdono le elezioni. Cioè è inutile che un governo, cioè, voglio dire, io il governo, diciamo, il governo più illuminato d'Europa, va bene, va lì e dice: guardate, non c'è problema, noi non ne possiamo più del carbone. Da domani, va bene, si chiudono le centrali a carbone, si tassa velocemente l'energia prodotta sul carbone, va bene. Ovviamente voi pagate la bolletta, no? Io penso che quel governo verrà cacciato il giorno dopo da un governo che dice: riapro tutte le centrali. Allora, non è che con questo sto dicendo che è inevitabile il destino del carbone, sto dicendo che serve una politica coordinata che purtroppo un singolo paese non può affrontare. No, capito? Non esiste il paese d'Europa singolo, a meno che non sia l'Islanda, però metterà, insomma, un caso troppo semplice, con 250.000 abitanti che vanno tutti insieme al Parlamento, prendono il primo ministro, lo cacciano perché c'è il conto, non so dove. A Panama, che c'è racconto a Panama, però insomma l'equivalente sarebbe che quelli erano il 15% degli islandesi, quindi 10 milioni di italiani domani si presentano al palazzo del governo, prendono Renzi o Casa. No. E cioè, o l'Europa decide di affrontare, poi l'Europa, diciamo, l'Europa è un concetto assai strano, perché ai polacchi che gli dici? Cioè, i polacchi hanno solo il carbone, non hanno altro, non sono manco ricchi. Ma poi oltre, ai cinesi che gli dici? Agli indiani? Lascia perdere, i cinesi sono pure ricchi, dice. Pensate che sto dicendo che i cinesi sono ricchi. Agli indiani che gli dici su cosa si sviluppano? È un casino, detto in italiano, va bene? La politica energetica è un casino, bene? Perché esiste, malauguratamente, esiste un modo di produrre energia elettrica a costo zero, che è il carbone. Lascia perdere il petrolio è una, se vuoi, è una conseguenza, un transiente. Tra l'altro il petrolio forse finisce pure, il carbone no, cioè, diciamo, il carbone finisce al ritmo di produzione attuale, finisce fra 1000 anni, solo quello che conosciamo di carbone. Non è, cioè, il problema è multidimensionale, va bene? Il problema è multidimensionale, non esiste l'atto di buona volontà. Certamente convertire tutta l'Europa, che poi comunque è bene perché l'aria pulita in Europa, per quanto al fondo se a Pechino modulo l'inquinamento, me ne frega fino a un certo punto, va bene. Avere l'Europa pulita è vero che si può fare oggi, diciamo, con investimenti abbastanza tanti, ma intanto devi accettare pannelli solari dappertutto. Non mi puoi dire che nel giardino davanti a casa tua non li vuoi, va bene? Perché sono brutti. Punto primo. Devi accettare le pale dovunque ci sia vento. Non mi puoi dire che le pale disturbano il tuo senso estetico, perché non funziona, va bene? Tu dirai: sì, in Danimarca è pieno di pale, te lo dico io. Tu mi rispondi: sì, ma chi ce va al mare in Danimarca? Nessuno, va bene? Va bene, nessuno. Allora, nell'Adriatico la gente va al mare, benissimo, le vuoi le pale o no? Se non vuoi quelle pale, in Italia non è in grado di produrre energia elettrica in un altro modo.
Il modo di produrre energia elettrica semplice non lo vuole nessuno, peraltro costa troppo l'energia nucleare, no? Costa troppo in investimenti, diciamo, comunque da fare oggi per avere energia domani, quindi non è una soluzione. Supponi che superiamo questo problema estetico, perché è un problema estetico. Pannelli solari dappertutto, termodinamico solare per la notte, no? Cioè queste grandi cose distese di tubi, di specchi che concentrano la luce sui sani fusi che la notte ti danno quella cosa che non ti può dare il pannello solare. Pale dappertutto, bisogna rifare l'intera rete elettrica italiana. Intera. Nulla di quello che abbiamo può funzionare in quello schema. Cioè bisogna fare una rete che accetta energia da qualunque piccola sorgente e la ridistribuisce su tutto il territorio. Quella che abbiamo non va bene. È un investimento gigantesco. Lo vogliamo fare? Sì, lo possiamo fare, ma è una scelta strategica che costa un botto. Può essere inevitabile per il nostro futuro, ma qualcuno la deve pagare. E non è che, cioè, i soldi non si stampano, questo è un problema. I soldi non si stampano. E qualcuno lo deve pagare con questi, con la tasca sua. Con la tasca sua lo deve pagare questo investimento. Ogni soluzione magica a questo problema è una bufala. Questo è il problema. Perché, ripeto, io personalmente ho questa posizione che... Ma la mia coscienza a me dice che tolgo una piattaforma di gas dall'Adriatico e la metto in Mozambico, la mia coscienza è più tranquilla. Ecco, questo è il problema. Grazie. Buongiorno, sono Marcello. Volevo sapere, le forze che, quindi l'energia oscura che aiuta a far espandere l'universo, non potrebbe poi a un certo punto essere equilibrata da tutte le forze che aiutano esso a contrarsi e quindi creare un modello universo stabile? Allora, noi conosciamo le forze dell'universo, a parte l'energia oscura, noi conosciamo l'unica forza espansiva, che c'è attrattiva, scusa, che c'è nell'universo è la gravità, cioè l'elettromagnetismo è neutro rispetto a questo qui, può attrarre o repellere, comunque l'universo non è carico mediamente, è neutro, quindi la gravità è una forza attrattiva. Ora è chiaro, diciamo, che l'universo è fatto come è fatto, la materia è fatta e c'è, ed è chiaro che non è in grado di contrastare l'espansione della materia dell'energia oscura. Il problema non è tanto se le forze che noi conosciamo riescano a ricondurre alla ragione, no, l'energia oscura, quello è escluso. Il problema è che cosa è, la domanda fondamentale è che cos'è l'energia oscura. Cioè, ora, l'energia oscura è un oggetto immutabile, no? Cioè, se vuoi, è qualche cosa che non cambia nel tempo, cioè è un potenziale costante, detto brutalmente, va bene? Allora, se è un potenziale costante dà una forza che è sempre con lo stesso segno, con lo stesso verso, e quindi l'universo è condannato. Ma chi l'ha detto che l'energia oscura sia figlia di un potenziale costante? O è un potenziale costante? Tutto sommato, quando l'universo era un punto immateriale, ed è diventato una mela, tra le due fasi c'è stata quella che si chiama inflazione. L'inflazione è stata determinata da una forza, di fatto, che discende da un potenziale. Quel potenziale ha avuto, diciamo, il suo massimo e poi si è spento, no? E poi si è spento. Tanto che quando l'universo è diventato grande come una mela, ha continuato a espandersi secondo, diciamo, quello che erano le leggi normali che conosciamo oggi, la gravità fondamentalmente, e diciamo, la botta iniziale contrastata dalla gravità. Noi non lo sappiamo che potenziale ha l'energia, che potenziale sia l'energia oscura. Per quanto sarebbe importantissimo misurare l'evoluzione dell'energia oscura nella storia dell'universo. Questo ci insegnerebbe moltissimo, va bene? Naturalmente non possiamo predire il futuro se non conosciamo, diciamo, se non conosciamo il passato, va bene? Che partendo dal nulla siamo in grado di disegnare il cosa. Allora, il problema è come si fa a misurare il valore dell'energia oscura a diverse fasi dei 13 miliardi di anni che hanno visto espandersi l'universo.
bisognerebbe riuscire a fare una definizione, diciamo, di questo tasso di espansione campionato, diciamo, per ogni miliardo di anni o per 2 miliardi di anni. Il problema è avere un numero estremamente alto di, per esempio, di supernove tipo 1A ed essere però a quel punto abbastanza sicuri non dell'effetto globale, perché insomma, la io ho detto, raccontato una barzelletta, cioè le supernove tipo 1A non sono tutte uguali, vabbè, hanno un grado di variabilità, quindi quello che io faccio è la media su un certo numero di cose, ma nel momento in cui faccio la media su delle cose campionate, il campione diventa molto più piccolo, quindi l'errore diventa più grande, per cui devo avere un numero sterminato di supernove di tipo 1A seguite dal tempo un miliardo di anni a oggi e capire se in ogni di questi campionamenti c'è una variazione o non c'è una variazione. Tuttavia io sono fautore di un'altra tecnica che in questo momento non posso solo promettere ideologicamente, ma non so fare. Se voi guardate quello che ho detto, no, lo shift Doppler delle righe dell'idrogeno, voi sapete quanto è. Benissimo, allora voi potreste dire, ma se io seguo tutte queste righe, ormai di tutte le supernove che io conosco, e le misuro ogni 10 anni, ormai, di quanto si è spostato quella cosa? Allora, siccome le supernove sono, ciascuna di esse so quanto è lontana, ormai, la derivata di questo spostamento potrebbe dirmi molto, diciamo, sul fatto se l'espansione era, perché poi c'è sempre la legge di Hubble di mezzo, ma insomma, se c'è una accelerazione che dipende in qualche modo dal momento. Per fare questo però serve un campionamento di queste righe con una precisione e una stabilità clamorosa, va bene? Io non conosco uno strumento oggi che ci abbia la precisione di misurare shift di centimetri secondo a 10 anni, però insomma la tecnologia avanza, ci sono orologi atomici meravigliosi, quindi penso che riusciremo, siamo tecnici di frequenza questa tecnica, penso che fra 10, 20 anni, 30 anni saremo in grado di fare queste misure molto meglio. D'altra parte, l'energia oscura è stata scoperta 15 anni fa, non è stata scoperta, cioè, 1500 anni fa, insomma, pensa che la materia oscura è stata scoperta ormai quasi 100 anni fa, ancora non ne caviamo un ragno dal buco, insomma, cioè, il progresso è lento, inevitabilmente lento, ma noi siamo anche molto cocciuti, generazionalmente cocciuti. Salve. Vorrei sapere a causa di quali forze o di quali interazioni la materia di una galassia riesce a muoversi alla stessa velocità angolare. Il sistema solare è il laboratorio dove Keplero ha trovato le sue leggi, giusto? Cioè, tu hai la materia concentrata nel Sole, no? Cioè, ti allontani dal Sole e la legge di Keplero ti dice come deve girare la ruota. Allora, immagini che tu, e questo ti dice ovviamente che con la massa concentrata in un punto, la velocità diminuisce andando più lontano, ormai è inevitabile. Adesso immaginate invece che questo sistema non avesse un centro, va bene? Ma la massa del Sole fosse distribuita uniformemente, va bene? Come gas, come se vuoi, va bene? Su tutto lo spazio del sistema solare. E immaginate che dentro questo sistema i pianeti continuino a girare, va bene? Tu direi perché girano, perché questa è una domanda interessante, va bene? Bisognerà poi aggiungerci un altro Sole, ma insomma, no? Allora, a quel punto, siccome non c'è più, diciamo, il centro che domina la legge di velocità, no, andando lontano, cioè la legge di Keplero funziona in un altro modo, l'integrale che tu fai dice che dovunque sei devi girare in maniera tale che il tempo dell'orbita è sostanzialmente costante. Va bene? Quello è il meccanismo banale. Per cui la galassia sembra avere sia, diciamo, il Sole, tra virgolette, sia il centro galattico, no? Intorno al quale tutte le stelle, no, le famose braccia della galassia girano, ma poi c'è anche un'altrettanta massa, diciamo più massa, meno massa, adesso non importa, che è diffusa uniformemente, bene, che non sono le stelle, perché noi le sappiamo benissimo come sono diffuse col telescopio, vediamo al centro della galassia ce ne stanno tante e dove siamo noi ce ne stanno poche, c'è poco da fare, la massa sta tutta nel centro della galassia.
E quindi quest'altra massa diffusa, cioè mentre la, diciamo, la materia ordinaria ordina alla galassia di girare, non è, la materia diffusa gli ordina di girare alla stessa velocità dovunque tu sei. Questo è il meccanismo, è proprio è Newton, non servono leggi particolarmente difficili. Credo sia un problema che si potrebbe anche risolvere con le vostre conoscenze di fisica. No? Sapete fare gli integrali? Sì. E allora che problema c'è? Fate un sistema solare con due pianeti, fate un sistema solare che c'è un sole, una massa uguale al sole che è distribuita in un raggio che arriva, diciamo, dal sole fino al secondo, metteteci tutti i due pianeti, troppo. Anzi no, metteteci un pianeta campione, va bene? Fatelo girare in un sistema in cui c'è un centro e c'è la materia diffusa su un certo raggio, fatelo girare a una distanza R dal sole e fatelo girare a una distanza che è 10 volte R dal sole, e vedrete a che velocità va. Newton, G, M1, M2, di su R4, che prego modificato, diciamo. Bene. Oddio, vi ho dato l'esercizio per il computer della matita. Salve, sono Giuseppe. Volevo chiederle come la teoria di Einstein ha in un certo senso superato le nostre concezioni riguardo alla teoria di Newton. Piuttosto che assumere l'esistenza di questo alone di materia oscura all'interno delle galassie, non si potrebbe prendere in considerazione l'idea che su scale così grandi anche la teoria di Einstein abbia dei limiti? Allora, la teoria che tu invochi è stata scritta, si chiama MOND, è una correzione a 1 su R4, funziona perfettamente, cioè fa girare le galassie in maniera perfetta. Peccato che non riproduce l'effetto del bicchiere. Cioè questo piccolo difetto, ormai, che l'anello di Einstein non viene. Cioè che la deviazione della luce dovuta all'esistenza di aloni di materia che non fa luce è un problema insolubile. Tu devi pensare che non è che quella che la materia che è interposta tra noi e una galassia, tu dirai, vabbè, ma potrebbe essere materia normale. Non che non può essere materia normale, perché la luce, la materia normale la scarica, ormai, e quindi quella gli emetterebbe luce, per cui uno la galassia la continuerebbe a vedere dove deve stare, poverina. Peccato che invece quella è materia che proprio devia la luce come tutte, come la materia normale, perché non è che la devia in maniera diversa, però quella dritta non la fa passare, capito? È un problema. Un problema diverso, non si scalda con i fotoni la materia oscura. Grazie. Salve professore, sono Francesca Manittola Quintè. Allora, studiando energia oscura e materia oscura, si potrebbe arrivare a conoscere il momento della nascita dell'universo. Lo sappiamo perfettamente. 13,6 miliardi di anni fa, giorno più giorno meno. Ma nel senso, come è nato l'universo? Ma ciò non potrebbe intaccare quello che è il mistero della creazione e le fondamenti religiosi? Guardate, ipotesi non fingo, disse qualcuno, è famoso. Ci sono le equazioni della fisica che noi conosciamo, va bene? Non sono compatibili né con la singolarità che ha dato origine all'universo né con quello che c'è dentro un buco nero, va bene? Che più o meno sembra la stessa cosa, tra l'altro, da un certo punto di vista. Perché la gravità è una forza molto debole. Se pensate, voglio dire, che uno mette qui due palle e aspetta che si attraggano, che si vanno a scontrare per virtù della gravità, penso che aspetterà molto, va bene? Tuttavia, se mette un elettrone carico qui, va bene, e mette un positrone carico qui, le due palle cominciano a correre l'una verso l'altra, quindi voglio dire, l'elettromagnetismo è infinitamente più potente, va bene, della gravità. Allora, uno dice, vabbè, ma la gravità non dà fastidio a nessuno. Peccato che, come avete visto, come è fatto un buco nero, quando, diciamo, una quantità di materia riesce ad addensare,
come nasce il buco nero? Il buco nero nasce, prendi una stella, la stella si stufa di vivere, nel senso che esaurisce, si è bruciata tutto, ormai si è bruciata l'idrogeno, si è bruciata l'elio, si è bruciata il carbonio, si è bruciata l'ossigeno, a un certo punto si è bruciato pure il ferro, ormai, peccato che dopo il ferro non c'è più niente da bruciare, qualunque cosa che sta dopo il ferro vuole energia per bruciare, non ti dà energia a bruciare. Quindi a quel punto la stella si rassegna e fa flop. Dipendendo dalle circostanze, diciamo, se è fortunata, fortunata perché a me piace l'idea dell'esplosione della supernova, se è fortunata, diciamo, collassa su se stessa, fa un grande botto, rimbalza, diciamo, e sparge tutto e insegna l'universo e tutti gli elementi più affascinanti che ci siano. Tantalio, rubidio, xenon, no? Perché? Se non è particolarmente fortunata, quello che fa è continua a collassare, va bene? Continuando a collassare, a un certo punto diventerà un condensato di protoni, neutroni ed elettroni, che sono i nuclei, diciamo, primigeni, che si cominciano a sfasciare tutti. A un certo punto una zuppa di protoni, elettroni e neutroni però diventa neutra, perché i protoni e gli elettroni sotto qualche effetto si ricombinano e diventano tutti neutroni, va bene? A una certa densità. E vabbè, e diventano tutti neutroni, quindi la stella diventa una bellissima stella di neutroni, va bene? Sta in equilibrio? Talvolta sì, talvolta no. Se non sta in equilibrio, questa la gravità continua, questa è la forza della gravità, tosta, continua a stringere la morsa sui neutroni, a quel punto i neutroni si disfano, va bene? E nello spazio della stella diventerà una zuppa, diciamo, di quark, no? Saranno i quark U, i quark B che si inzuppano a piacimento. Gli basta la gravità? Qualche volta sì, qualche volta no. Diciamo, l'esistenza delle stelle di quark non è ancora, nessuna stella di quark è stata mai osservata, stelle di neutroni sì, forse. Se non gli basta, quello continua a tirare e a un certo punto, passato l'orizzonte di Schwarzschild, è la fine. Tutto quello che succede dopo a noi è perfettamente sconosciuto, anche perché non saprei più dove mettere i quark, però fisicamente non so più dove mettere quelle particelle che hanno una dimensione fisica. Vabbè, inutile stare, cioè, questi oggetti, diciamo, c'erano massa, insomma, c'erano qualche proprietà della materia. Il problema è che la meccanica quantistica a quel punto dice che non è possibile, va bene? Perché quella roba non può stare in un punto, perché niente può stare in un punto, va bene? Tu non puoi sapere dove sta una cosa, e quindi non potendo sapere dove sta una cosa, quella cosa non sta in quel punto, va bene? Deve poter essere libera, diciamo, di essere misurata. Quindi questa contraddizione non è quindi dovuta alla materia oscura o all'energia oscura, qui c'è una contraddizione fondamentale della meccanica quantistica e della relatività generale, in cui una è una proprietà apparentemente impossibile, diciamo, da superare sull'inconoscibilità, cioè sull'indeterminazione dello stare in qualche posto, e l'altra è una pura teoria dello spazio e del tempo, anzi dello spazio-tempo, che non possono non andare d'accordo da qualche parte, ma è proprio nella soluzione di questo disaccordo che forse capiremo come è fatto il buco nero o come si è potuta creare la bolla iniziale, va bene? Ma noi non abbiamo la più pallida idea, perché abbiamo due teorie perfettamente funzionanti nel mondo dove viviamo che non possono andare d'accordo sulla scala dei fenomeni, diciamo, che sono, diciamo, il buco nero, perché quell'altro è un problema che comunque non possiamo neanche pensare di sperimentare, tra virgolette, a me il buco nero sta lì davanti a noi, no? Perché questo è il vero problema. Non è, prima di invocare comunque qualunque altra soluzione, dobbiamo avere la piena coscienza che la nostra descrizione del mondo, dopo una certa scala di dimensione fisica, è incoerente, a me, cioè noi abbiamo una barriera concettuale, a me, che la massa di Planck, la lunghezza di Planck, quello che volete. Beh, dopo quell'orizzonte, che se volete l'orizzonte di un buco nero, dopo quell'orizzonte noi non sappiamo più fare la fisica. Questo è il problema. Grazie. Abbiamo finito. Allora ringraziamo il professore, ragazzi, facciamo un altro applauso. Possono tornare?
sembrano